Benissimo, grazie, grazie per la presentazione, grazie a voi. Vedo che ancora ci sono signori, prego, prego. Beppe Fenoglio, è un altro degli anniversari programmati dall'ANCI. Abbiamo già visto quello su Pasolini con il convegno molto importante dei 3 giorni, perché il 1922 è stato un anno particolarmente fecondo per quanto riguarda le nascite di intellettuali, di scrittori, ma anche di attori. Oltre a Pierpaolo Pasolini e ovviamente a Giuseppe Fenoglio, Beppe Fenoglio, anche tutta un'altra serie di scrittori italiani importanti, da Raffaele La Capria a Luciano Bianciardi, da Giorgio Manganelli a Luigi Meneghello, altro interprete della Resistenza, ma anche attori di Vittorio Gassman, si è occupata già l'ARCI, ma anche Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello sono nati nel 1922, Enrico Berlinguer del 1922, Margherita Hack. Altro grande personaggio questa della cultura in senso lato. Certo, la figura di Beppe Fenoglio, grande scrittore a prescindere dalla Resistenza, questo sarebbe stato un grande scrittore anche se non si fosse occupato di Resistenza. Lo sappiamo da alcuni suoi racconti, da alcuni dei suoi romanzi, questo è il libricino che contiene i romanzi di Fenoglio, ma ce n'è uno dello stesso spessore che contiene i racconti, le opere teatrali, eccetera. Il tutto in un'attività, come dire, in un arco cronologico molto molto limitato, perché Beppe Fenoglio è morto quando non aveva ancora 41 anni. È morto di un cancro ai bronchi perché fumava tra i 3 e i 4 pacchetti di sigarette al giorno. E quindi adesso vi leggerò anche alcune testimonianze dei familiari che sentivano continuamente questo odore del fumo di sigaretta. E dicevo che è tutto sommato una figura abbastanza anomala, sia dal punto di vista personale. I familiari lo descrivono come un uomo molto solitario e schivo, ma è anche uno scrittore appartato rispetto alla vita letteraria italiana del metà del Novecento, ma anche rispetto alle regole che in qualche modo la codificavano. Ha avuto rapporti abbastanza difficili con le case editrici con le quali lui ha collaborato, Einaudi e Garzanti nella fattispecie. È riuscito a pubblicare fino a quando è rimasto vivo, è morto nel febbraio del 63, soltanto 3 opere, una di queste, l'ultima, Primavera di Bellezza, il romanzo che ha preceduto la lunga saga dei Johnny, ha vinto un premio, non tra i rilevanti premi letterari italiani, il premio Prato. E lui non è nemmeno andato a ritirarlo. Interessava poco quelle che erano appunto le regole che all'interno delle quali molto spesso sappiamo agivano le case editrici. Per quanto riguarda la sua biografia, lui la sintetizza in maniera lapidaria. C'è una lettera scritta a Italo Calvino nel 1952 nella quale dice: "Per i dati biografici e i dettagli mi posso sbrigare in un baleno. Nato ad Alba il 1 marzo del 1922, studente, ginnasio, liceo e quindi università, ma naturalmente non mi sono laureato. Soldato del Regio Esercito e poi partigiano. Oggi purtroppo, siamo nel 52, uno dei procuratori di una nota ditta enologica. Credo che sia tutto qui." E termina il discorso. Allora, questo ci fa già riflettere, lui non è uno scrittore professionista, cioè non ha vissuto i pochi anni che ha vissuto con i proventi del suo lavoro. Lui ha continuato a lavorare in questa presso, essendo un procuratore, un corrispondente estero, perché conosceva molto bene l'inglese, presso questa ditta praticamente fino alla fine della sua vita.
L'altro elemento che mi sembra interessante, al di là di quel purtroppo, che significa che era un lavoro che non, al quale, per il quale si sentiva ovviamente non portato, anche c'è quella università, ma naturalmente non mi sono laureato. In effetti non si laurea, è iscritto al secondo anno alla facoltà di lingue dell'Università di Torino, non si laurea sia per ragioni di carattere storico, la guerra, il richiamo alle armi, sia probabilmente perché non ha avuto grandi soddisfazioni dall'insegnamento universitario, come invece le ha avute al liceo, al ginnasio e al liceo. Va detto comunque che l'Università di Torino gli riconoscerà nel 2005, quindi molti anni dopo la sua morte, una laurea ad honorem. Le sue origini sono abbastanza umili, il padre Amilcare è un garzone di macelleria che compie un salto qualitativo mettendosi in proprio e affittando un negozio, a macelleria appunto, con abitazione nel cuore di Alba. Loro erano di origine delle colline langhigiane. È un'abitazione che si trova in una delle piazze principali, ad un non più di una ventina di metri dal Duomo, ma la sorella, la terza dei figli di Amilcare, il primo è Beppe, appunto l'anno dopo nel 23 nasce suo fratello Walter, e a distanza di 10 anni nasce l'ultima figlia che è Marisa. Marisa dice: mai un uomo della nostra famiglia è entrato in chiesa, abitavano a 20 metri dall'uomo e nessuno dei maschi adulti di quella famiglia è mai entrato in chiesa. Sicuramente l'anticlericalismo era uno dei tratti importanti di questa famiglia, almeno a livello maschile. Farà scandalo per esempio il matrimonio di Beppe Fenoglio, si sposa nel 1960, è un matrimonio civile, il primo mai celebrato ad Alba, che addirittura ha messo in moto proteste da parte dei fedeli e addirittura del vescovo, e il sindaco dell'epoca, il sindaco della Democrazia Cristiana, non ha voluto nemmeno celebrare questo matrimonio civile, ha delegato un semplice impiegato del municipio di Alba. La stessa cosa sarà per il suo funerale, perché lo chiede espressamente in una lettera di qualche settimana prima della morte al fratello, dice: funerale civile di ultimo grado, senza soste, fiori e discorsi. Sulla sua tomba noi sappiamo che lui ha voluto questa doppia dicitura, partigiano e scrittore, oltre ai dati fondamentali ovviamente. A me basterà il mio nome, le due date che sole contano, la qualifica di scrittore e di partigiano. Questo è Beppe Fenoglio. La sorella Marisa ci ha lasciato una testimonianza molto interessante, la potete vedere anche su un filmato molto bello di Guido Chiesa si può vedere liberamente su YouTube. E dice: arrivava a casa alla sera dopo le 8 ore di lavoro in questa ditta enologica, visibilmente gravido di pensieri da affidare alla carta. Passava veloce e distratto accanto a mia madre e a me, che sedute sul tavolo di cucina proprio sotto la lampada eravamo intente a qualche lavoro di cucito. Si ritirava subito in quella camera e attaccava a lavorare, e noi dall'alto percepivamo quei 3 segni inconfondibili della sua presenza in casa: il fumo delle sigarette, i colpi di tosse e il battere dei tasti della macchina da scrivere. La sua vita sostanzialmente è questa, è lo scrivere. Certamente è stato costretto anche dalle pressioni della famiglia a intraprendere quel lavoro, che lo ha portato anche ad alcuni soggiorni. Lui, che è stato un grande estimatore della cultura e della lingua inglese, non è mai andato in Inghilterra, è andato in Francia per ragioni di lavoro, è andato in viaggio di nozze pochi giorni ospite del fratello che viveva a Ginevra perché era un funzionario della Fiat.
E certamente quello dell'amore, dell'interesse per la letteratura inglese, poi anche quella americana. Lui è stato traduttore di grandi poeti, da Eliot a Coleridge, ha tradotto anche alcuni dei sonetti dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Ha subito sicuramente, nei suoi romanzi sono evidenti, le influenze dei grandi scrittori americani degli anni 20 e 30, da Hemingway, ma soprattutto direi da Steinbeck e da William Faulkner, i tre grandi premi Nobel della letteratura americana. E tra l'altro questa passione che gli arrivava fin dall'infanzia per la civiltà, la civiltà e la lingua inglese, ma non l'Inghilterra del suo tempo, non è mai voluto andare in Inghilterra, era soprattutto l'Inghilterra elisabettiana, l'Inghilterra della rivoluzione. Lui si sentiva quasi uno dei soldati di Cromwell della rivoluzione borghese del 1628 e del 1630. Dicevo, questa predilezione per la cultura anglosassone è un tratto comune ad un altro dei grandi scrittori della stessa provincia di Cuneo, quel Cesare Pavese, che tra l'altro, come sapete, si è suicidato nel 1950 e che quindi è stato considerato per molti anni, ma non so se questo avrebbe fatto piacere a Fenoglio, come il suo maestro, perché avevano in comune una serie di temi che sono stati sviluppati, ma forse con delle prospettive anche molto, molto diverse. Tra l'altro la provincia Granda, come la chiamano nel Piemonte meridionale, a ridosso poi del confine francese, ha avuto anche un'altra serie di grandi scrittori e di grandi giornalisti. Pensiamo a Nuto Revelli, il grande storico della civiltà contadina, da Davide Laiolo a Giorgio Bocca, erano tutti originari di quel basso Piemonte e avevano tutti o quasi una predilezione. Una parte di questi è stato attivo nella Resistenza, Laiolo, Giorgio Bocca lo stesso, ovviamente Beppe Fenoglio, insomma, ma nessuno di questi ha scelto di militare nelle brigate garibaldine, si sentivano molto lontano, e quel retroterra di carattere culturale e religioso impregnato di cattolicesimo, ma anche per gli anticlericali, con una visione come quella di Fenoglio che era molto più vicina al puritanesimo inglese, oppure, secondo il fratello Walter, ai calvinisti. Cioè è un uomo tutto d'un pezzo che non transige sulle sue scelte. Partigiano e scrittore, dicevamo, partigiano perché appunto è stato per una prima fase all'interno di una brigata garibaldina della quale non condivideva assolutamente l'ideologia ed era per questo abbastanza vessato dal commissario politico. Sono tutte cose che vengono poi trasferite ovviamente nei suoi scritti. Ma non è stato nemmeno soddisfatto quando è passato con i cosiddetti autonomi, cioè i badogliani, i fazzoletti azzurri. Si distinguevano perché continuavano ad essere fedeli all'esercito e soprattutto al re. Il Piemonte ha questa grande tradizione. Il fratello Walter ci dice che Fenoglio ha votato nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, ha votato per la monarchia. Quindi, nonostante il tradimento, la fuga, eccetera, l'abbandono, la morte della patria, come è stata chiamata l'8 settembre, lui ha continuato ad essere fedele comunque alla monarchia. Cosa dire? Lo scrittore e la resistenza, ma una resistenza letta per lui che l'aveva fatta realmente, prima all'interno di una brigata garibaldina e poi tra gli autonomi, tra i badogliani, una resistenza letta in maniera diversa. Abbiamo tanti scrittori italiani che a cavallo degli anni 50 e 60 scrivono sulla resistenza.
Elio Vittorini mi viene in mente, no? Lo stesso Cesare Pavese ne scrive La casa in collina, alcuni frammenti della Luna e Falò. Abbiamo Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, alcuni dei racconti di Ultimo viene il corvo, lo stesso Luigi Meneghello per quanto riguarda l'attività della montagna veneta, Renata Viganò, L'Agnese va a morire, eccetera. La lettura che ne fa in tutti i suoi grandi romanzi Fenoglio è una lettura della resistenza vista sempre in maniera disincantata, antieroica. Cioè, probabilmente la celebrazione della resistenza del movimento partigiano all'indomani della conclusione della Seconda Guerra Mondiale si era ricoperta di un'enfasi che non andava sicuramente a Beppe Fenoglio. E quindi priva di retorica, i partigiani sono visti da lui, i suoi compagni di azione sono visti da lui spesso come degli uomini, dei giovani molto combattenti, sì, certo coraggiosi, ma anche talvolta feroci in alcune loro azioni, indisciplinati, che commettono una serie di errori, anche i vertici, anche coloro che lui stesso considera i suoi capi naturali ed erano sottoposti ad una disciplina, ad una scala gerarchica abbastanza rigida, vengono duramente criticati in alcune loro scelte. La famosa conquista di Alba, i famosi 23 giorni della città di Alba, che è il racconto forse più famoso di Beppe Fenoglio, è stato un errore strategico secondo lui, perché la città, con la situazione dei partigiani sulle colline intorno alla città, non doveva essere conquistata, è stata una, come dire, un'azione di carattere più estetico che effettivamente reale, perché i fascisti se la sono ripresa e a caro prezzo esattamente 23 giorni dopo che i partigiani vi erano entrati. E ci sono delle descrizioni anche molto
tutta la mentalità di un mondo contadino, pervaso da una religiosità molto superstiziosa, ma è soprattutto che vede appunto nel seminario e nel fatto di avere un figlio, un congiunto prete, una sorta di promozione sociale. L'altro romanzo, il primo vero romanzo pubblicato, è quello del 54, La Malora, ambientato nelle Langhe e i primi anni del Novecento. È per questo che vi dicevo che, indipendentemente dalla Resistenza, Fenoglio è un grande scrittore. È il mondo degli sfruttati, dei braccianti, dei mezzadri, è un mondo che molto spesso lotta per la sopravvivenza. Qui si racconta di... la voce narrante è quello di Agostino Braida, che è un 17enne, è una famiglia di piccoli proprietari che si è impoverita, è stata costretta a vendere alcune delle poche terre che avevano e a mandare lui come servente. Siamo ai primi del Novecento, c'era ancora questo ruolo del servente e della servente, in una fattoria un po' più grande da un mezzadro. E anche lì patirà la fame. Era una famiglia talmente povera che andavano a farsi accendere la sera da una fattoria vicina il lume a petrolio che avevano in casa, dice, per avanzare lo zolfino. Non avevano neanche i soldi per comprarsi una scatola di fiammiferi. Ma quando anche Agostino va a vivere da questo mezzadro, dopo giornate dall'alba al tramonto di lavoro durissimo, dice, a mezzogiorno e a cena ci trovavamo davanti sempre più poca polenta e quasi più niente robiola, era il formaggio. E a Natale non vedemmo più i fichi secchi e tantomeno i mandarini. Sempre polenta da insaporire, strofinandola a turno contro un'acciuga che pendeva da un filo della travata. Chi strofinava più dell'onesto veniva picchiato dal mezzadro. È una cosa abbastanza comune questa, no? L'abbiamo vista anche in alcuni ricordi della nostra civiltà contadina, diversa sicuramente da quella piemontese. Quella polesana vive soprattutto sul bracciantato, quella è di piccola proprietà, microproprietà e di mezzadria. In questa civiltà non c'è spazio per i sentimenti, ecco perché mi ricorda molto Verga e Malavoglia. Agostino, il protagonista, finirà per innamorarsi di Fede, di una ragazza che era stata mandata come servente dalla sua famiglia in questa del mezzadro, perché la moglie del mezzadro, sfiancata dal lavoro, non era più in grado di muoversi dal letto. E i due si innamorano, Agostino si innamora di lei e viene ricambiato, ma qualche settimana dopo Fede viene prelevata dalla sua famiglia perché attraverso un intermediario esistevano questi uomini che giravano per le campagne e per le colline delle Langhe come intermediari di matrimonio, come se fossero dei sensali. Ne siamo appunto ai primi anni del Novecento. Dal punto di vista della forma, questo è un romanzo ancora legato alla tradizione del neorealismo e del verismo. È una lingua molto semplice, a volte anche molto dura, impastata talvolta di elementi di carattere dialettale. Cosa che invece cambierà nel terzo e ultimo romanzo, quello pubblicato nel 59, che si intitola Primavera di bellezza. È l'ultimo romanzo pubblicato in vita. Qui compare il famoso Johnny, l'alter ego, insieme a Milton, che sarà in una questione privata, insieme al Nick. Lui aveva ipotizzato, ma non l'ha mai scritto, un'altra serie di racconti in cui il protagonista era Nick, si sarebbe dovuto chiamare Nick. Johnny, ovviamente il titolo Primavera di bellezza, lo sappiamo, è il verso dell'inno fascista Giovinezza, no? Johnny è iscritto alla facoltà di lingue, tutta una serie di elementi che ha in comune, mobilitato per la scuola allievi ufficiali in Piemonte, e trasferito a Roma poi con il suo reparto quando gli alleati sono sbarcati in Sicilia.
Siamo nel luglio del 1943, tanto che Johnny, cioè Fenoglio stesso, ha la possibilità di vedere il bombardamento devastante che avviene sulla città eterna. I romani erano tranquilli, dicevano: non è possibile che gli alleati vengano a bombardare Roma. Roma è la sede del Vaticano, è la città aperta, è la sede dei grandi monumenti, e invece i due quartieri popolari, San Lorenzo e San Paolo, vengono colpiti da due ripetuti bombardamenti che uccidono quasi 500 persone e distruggono metà delle abitazioni. L'8 settembre è la fuga di tutti. Gli ufficiali di questa caserma romana avevano già i loro vestiti borghesi pronti e stirati, si vestono e scappano, anche perché non arrivarono ordini o erano estremamente contraddittori gli ordini che arrivavano dallo Stato Maggiore, che era già scappato da Roma a pescare insieme alla corte e da lì a Brindisi, appunto, per mettersi alle spalle e al riparo degli alleati. E quindi anche Johnny, suo malgrado, riuscirà a comprare una giacca e un pantalone borghese e a fare un viaggio nell'Italia già presidiata in qualche modo dai tedeschi, perché nei giorni immediatamente successivi, da piccoli nuclei, addirittura bastavano due o tre tedeschi che si presentassero armati e prendevano prigioniero un'intera caserma, dice, perché non avevano più gli ufficiali, non avevano gli ordini e non sapevano se dovevano o meno resistere. Inizia questo viaggio per tornare a casa, attraverso, con il pericolo continuo, perché le stazioni dove il treno lentissimo si ferma, quella di Firenze, quella di Genova, e poi sulla strada delle colline verso casa, verso il Piemonte. E durante il suo ritorno a piedi, l'ultimo tratto, viene affiancato da un camion di ex militari italiani che provenivano dal fronte francese e che avevano deciso di contrastare i tedeschi, cioè di non lasciarsi prendere prigionieri ed essere deportati a lavorare in Germania. E questo camion è un primo gruppo ai quali Johnny si aggrega. Il camion avrà un fortuito scontro con un'auto tedesca sulla quale si trovava un maggiore della Wehrmacht. Lo prenderanno prigioniero, ma il giorno dopo scatterà la durissima rappresaglia da parte delle forze tedesche, che arriveranno in massa e che distruggeranno il loro accampamento, ma anche l'abitato, uccidendo molti dei civili presenti. È ovviamente un altro dei grandi temi, le incognite, la resistenza, il fatto che suscitasse poi le rappresaglie e la violenza indiscriminata da parte dei nazifascisti. Il finale di questo romanzo è abbastanza enigmatico, come lo sono nei più importanti racconti, sia in Una questione privata sia nel Partigiano Johnny. Lascia abbastanza aperto, forse avrebbe voluto lavorarci ancora, forse non era convinto pienamente, perché sembra che il protagonista sia stato ucciso in uno scontro, appunto, di rappresaglia con i tedeschi, ma non sono le parole chiare di una uccisione, di una morte. Qui invece quello che è straordinario è per la prima volta la presenza di quella che verrà definita il fenglese, cioè la lingua inglese, il misto di italiano ed inglese che ha caratterizzato le opere maggiori di Beppe Fenoglio, con alcune sostanziali modifiche anche dell'italiano in voga all'epoca. Per esempio, il sole di Roma è fermentante, scrive, la notte è bassa e polposa. Sono tutte, utilizzando la sintassi e la sintassi inglese, traduce le parole anche italiane, creando sostanzialmente quelli che sono dei neologismi. E anche in questo caso i partigiani, che sono persone normali, hanno però il pregio fondamentale per lui di aver fatto la scelta coraggiosa e dall'esito tutt'altro che scontato. Qui termina la produzione e la pubblicazione in vita di Beppe Fenoglio. Sono troppo lungo? Controllo. No.
Vi accenno soltanto ai romanzi postumi, a partire da Una questione privata, pubblicato nel 63, subito dopo la morte di Fenoglio, e che è stato portato poi sullo schermo dai Fratelli Taviani nel 2017, anzi è stato soltanto Paolo, perché Vittorio, che aveva scritto con lui la sceneggiatura, era nel frattempo morto. E quel film con Luca Marinelli, l'hai visto questo? Con Luca Marinelli, Lorenzo Richelmi e Valentina Bellè. È una storia, è un piccolo gioiello, questo è un romanzo breve tutto sommato, Una questione privata, che ha al suo centro un protagonista e l'altro alter ego, è quel Milton, lui riprende ovviamente il nome dal grande poeta inglese del 600, John Milton, di cui lui aveva tradotto alcune parti del Paradiso perduto. E questo Milton, che è uno studente universitario di lingue, sta con un compagno, è già entrato nella resistenza, con un compagno sta facendo una perlustrazione del territorio, quando si trova davanti una villa disabitata e tutta chiusa in quel momento, che lui conosce molto bene, perché lì ha passato lunghe giornate insieme al suo miglior amico Giorgio e insieme ad una ragazza, Fulvia, che apparteneva ad una ricca famiglia della borghesia torinese, sfollate appunto sulle Langhe per evitare i bombardamenti su Torino. E Milton ha finito per innamorarsi perdutamente di Fulvia, che è una sedicenne un po' anche viziata. Per lei fa delle traduzioni dall'inglese, le scrive una lettera settimanale piena di citazioni letterarie, eccetera. Per lei rinuncia per una settimana a fumare, che per Fenoglio deve essere stata una cosa difficilissima, per regalarle un disco che lei ascolta con grande piacere per 15 volte consecutivamente, ed è Over the Rainbow, cantata da Judy Garland, dal film Il Mago di Oz di Fleming, quello del 1939, che arrivava anche in Italia. Sto suonando. Ma in effetti è diventata più famosa, quella era la versione di Judy Garland, che era abbastanza sdolcinata, insomma, no? Anche la melodia si presta. È diventata più famosa per quell'interprete che la suonava negli ultimi anni con l'ukulele, che era un signore abbastanza corposo, che ho visto è morto alcuni giorni fa, tra l'altro. Vabbè, al di là di questo, insomma, siamo in presenza di questa sorta di triangolo, perché Milton vede anche la governante di questa villa, che era ormai chiusa, Fulvia se n'era ritornata a Torino, e viene a sapere da lei che negli ultimi tempi Fulvia e Giorgio si erano comportati male. Secondo il suo modo di vedere, uscivano troppo spesso, anche di notte, ritardavano e tornavano a casa a notte fonda, e questo per lei, cioè, lascia capire, o come dire, suggerisce a Milton, che è innamoratissimo di Fulvia, che lei abbia avuto una relazione con il suo miglior amico. E per lui è un'ossessione, diventa un'ossessione. Lui vuole sapere a tutti i costi se c'è stata questa relazione. E l'unico modo che può è sentire Giorgio. Anche Giorgio era entrato nella resistenza, anche lui nei Badogliani, anche lui però era stato dislocato in un reparto diverso, su una collina ad una decina di chilometri. E quindi compie questo itinerario con l'ossessione continua di volere a tutti i costi sapere. Ma Giorgio lo stesso pomeriggio è stato catturato in un'imboscata dei fascisti, che lo hanno portato ad Alba e stanno sostanzialmente per fucilarlo. L'unico modo per salvare il suo miglior amico e per sapere la verità, e questa è la questione privata che si inserisce in un contesto di carattere storico, è proprio questa. Bisogna salvare Giorgio scambiandolo con un altro ostaggio. E quindi riesce anche a catturare un sergente fascista che si sta spostando da solo, lo disarma e vorrebbe portarlo per questo scambio, ma il fascista, il repubblicano, ha paura, tenta di scappare e lui è costretto ad uccidere sparandogli alle spalle.
a questo punto è disperato perché non avrà più la certezza, la sicurezza di sapere appunto quello che gli interessa. C'è una descrizione molto bella che corrisponde poi a quella di Fenoglio. Dice: Milton era brutto, alto, scarno, curvo di spalle, aveva la pelle spessa e pallidissima, ma capace di infoscarsi al minimo cambiamento di luce e di umore. A 22 anni aveva già ai lati della bocca due forti pieghe amare e la fronte profondamente incisa per l'abitudine di stare quasi di continuo aggrottato. I capelli erano castani, ma mesi di pioggia e di polvere li avevano ridotti alla più vile gradazione di biondo. All'attivo aveva solamente gli occhi, tristi e ironici, duri e ansiosi. Aveva gambe lunghe e magre, cavalline, che gli consentivano un passo esteso, rapido e composto. È una descrizione che si attaglia perfettamente, perché da tutte le testimonianze che abbiamo di Fenoglio e dalle fotografie, che sono moltissime, aveva un nasone importante, diremo oggi, e questo corpo, sicuramente già ingrassato rispetto alla, agli anni e ai mesi patiti durante la Resistenza. Anche in questo caso Milton, il finale del romanzo è un finale aperto, perché si imbatte nel ritorno al suo reparto in una pattuglia di una ventina di fascisti che lo vedono, cominciano a sparargli e lui è costretto a scappare e si augura, perché si sente perso, di essere colpito direttamente alla testa e di morire. Addirittura cercherà la pistola che aveva con sé per darsi lui il colpo di grazia, ma la pistola gli era saltata fuori durante la fuga. E quindi dice: correva con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio e della pace, ma ancora correva facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e far muro, e a un metro da quel muro crollò. Cosa significa quel crollò? È stato colpito? È riuscito a mettersi in salvo all'interno del bosco? Non lo sappiamo. Ed è il finale abbastanza ambiguo anche che ritroviamo nel Partigiano Johnny. C'è un altro romanzo molto bello che mi è piaciuto molto e che ho rivisto anche su YouTube, lo sceneggiato di Sandro Bolchi, i famosi sceneggiati Rai dagli anni 60-70. Ha per protagonista Lino Capolicchio e Jenny Tamburi, che non era proprio il massimo degli attori italiani dell'epoca, ed è la paga del sabato, quel primo manoscritto, datilo scritto, che lui aveva portato appunto all'editore Einaudi. In questo caso il protagonista è Ettore, è un ex capo partigiano che non riesce più, finita la guerra, di inserirsi, non accetta più la quotidianità, non vuole lavorare, lascia debiti nei bar che frequenta e quindi è continuamente in rotta con la sua famiglia e con la madre in particolare. Il padre gli trova un lavoro da impiegato in ufficio, dice, nella fabbrica di cioccolata, ma lui la mattina, già vestito di tutto punto, vede gli operai che sono lì fuori in attesa della sirena e dalla parte opposta gli impiegati, non più di una decina, e vede questa differenza sociale terribile e decide di non entrare. Va invece a trovare il suo ex compagno di resistenza, Bianco, che è intrigato in tutta una serie di affari anche abbastanza loschi. Si mettono insieme, la stessa notte vanno a depredare un ex fascista ricchissimo, gli portano via un milione dell'epoca, e però l'anziano fascista, già malato, muore di crepacuore. Compiono altre incursioni, portano via delle bilance, addirittura una partita di cocaina dei contrabbandieri francesi. Ma Bianco finirà per ammalarsi di tubercolosi. Tornano fuori in continuazione questa l'esperienza e le sofferenze patite negli anni della collina e del freddo durante la Resistenza.
e verrà portato in sanatorio. Ettore deciderà di mettersi in proprio affittando un camion e guadagnando anche abbastanza bene con i proventi di quelle azioni criminose che aveva messo da parte. Decide di farsi costruire un distributore di benzina e di sposare la sua ragazza Wanda, che tra l'altro aspetta già un figlio. Ma c'è un finale molto amaro, perché uno dei suoi collaboratori, che non sa guidare il camion, maldestramente lo investe senza volere e lo schiaccia presso un muro. Siamo nel 1969, ma l'anno prima, e concludo con questo, è uscito Il Partigiano Johnny. E qui siamo alla grande controversia. Anche di questo Guido Chiesa ha girato nel 2000 un film molto bello con Stefano Dionisi, che c'è Fabrizio Gifuni, e c'è Claudio Amendola nella parte del carismatico comandante Nord. Molto bello questo, sì. E mi pare che sia anche questo della Rai, che quindi si possa vedere. L'abbiamo proiettato. Benissimo. Sì, è stato considerato poi, nonostante le polemiche e le controversie, come uno dei grandi, forse il più importante romanzo, è una cosa di 480 pagine, è del Partigiano, uno dei più importanti romanzi sulla Resistenza italiana, ma anche uno dei grandi romanzi italiani del Novecento. Del Partigiano Johnny, il titolo non appartiene a Beppe Fenoglio, è stato messo dalla redazione di Einaudi alla prima pubblicazione del 1968. Esistono tre versioni diverse. Tra le carte della famiglia sono state trovate tre versioni. Le prime due scritte in italiano, molto diverse anche l'una dall'altra, con personaggi, cambio di nomi, ma anche in entrambi il capitolo, quello che lui aveva etichettato come capitolo ottavo, che non è riuscito evidentemente a completare. E in più c'è una terza versione scritta completamente in inglese. Ma anche le altre due in italiano presentano degli inserti continui. Lui pensava in inglese e poi traduceva in italiano, e quindi è pieno di parole, addirittura due pagine intere, perché è un colloquio che fa Johnny con alcuni prigionieri sudafricani che si sono uniti al suo reparto della Resistenza. Ma soprattutto la vicenda editoriale del Partigiano Johnny è tra le più complesse e controverse, perché quando Einaudi decide, su consiglio del critico e scrittore Lorenzo Mondo, che era un giornalista della Stampa, era il vice direttore della Stampa di Torino, lo fa mettendo insieme in maniera arbitraria capitoli e situazioni delle due versioni scritte in italiano. E questo ovviamente scatenerà la controversia. Una critica e una filologa molto importante come Maria Corti non poteva accettare un'operazione di questo genere. Infatti lei 10 anni dopo, nel 78, pubblica la versione integrale di ciascuna delle tre parti, dei tre dattiloscritti. Quella era l'operazione da fare, ma Einaudi fa una scelta di carattere probabilmente più commerciale. Ha bisogno di uscire con questo romanzo a 5 anni dalla morte di Beppe Fenoglio, e lo fa mettendo insieme alcune parti dell'una e dell'altra. Oltretutto, a complicare questa vicenda, nel 1994 lo stesso Lorenzo Mondo, che era stato il curatore della prima pubblicazione, pubblica ancora presso Einaudi un libro che si intitola Appunti Partigiani 1944-45. Cioè lui dice di aver trovato sette taccuini sicuramente appartenenti alla famiglia Fenoglio. Li utilizzava il padre inizialmente, perché c'era scritto, era diviso per righe, carne, chili, etti, importo, e naturalmente sono stati poi utilizzati da Beppe per scrivere le idee, e quindi ci sono in germe, in nuce, quelle che saranno poi sviluppate nei suoi grandi romanzi. Allora, questi sette taccuini
che Lorenzo Mondo, vice direttore della Stampa, dice di aver trovato da un signore di Alba, il quale a sua volta li aveva trovati in una discarica. In una discarica, andando a pescare sulle rive del fiume Tanaro, aveva visto delle carte buttate lì e aveva raccolto questi 7 taccuini color senape, la precisione, che si era portati a casa e che teneva in casa non avendo la coscienza di quanto importanti erano. E questi hanno in qualche modo rivoluzionato quelle che erano le concezioni della critica, perché Maria Corti giustamente ha detto: è chiaro a questo punto, visto che già si ne accennava in questi taccuini, che il partigiano Johnny non sia, come si è creduto per molti anni, l'ultimo dei grandi romanzi, l'ultimo romanzo scritto da Beppe Fenoglio, ma sia addirittura il primo. Perché? Perché lui aveva in mente, molto probabilmente, un grande romanzo che coprisse il periodo tra il 1940 e il 45, del quale aveva cominciato ad abbozzare quelli che saranno i temi e i personaggi appunto del partigiano Johnny. E questo ha ulteriormente incrementato la polemica con la stesura di saggi, di pamphlet, di articoli giornalistici che sono andati avanti per anni e anni. La vicenda probabilmente la conoscete, e termino qui. Johnny, siamo ancora Johnny, quello che doveva essere morto presumibilmente nel romanzo precedente, studente universitario, appassionato di letteratura inglese, che torna a casa dopo l'8 settembre, perché diserta appunto dal reparto di Roma, viene nascosto dalla sua famiglia in una villa isolata sulle colline intorno a Alba, ma quando viene a sapere dal padre che è stato ucciso un suo ex compagno di liceo, lui decide di arruolarsi con i partigiani, va in un primo brigata che era quella garibaldina. E non condivide assolutamente l'ideologia comunista, ma a lui interessa combattere il fascismo. Quando questa brigata viene scompaginata da un'azione dei tedeschi, si unisce poi ad una seconda brigata dei cosiddetti autonomi, cioè dei fazzoletti azzurri, che lui critica comunque lo stesso. La famosa temporanea e simbolica occupazione di Alba per lui è uno dei grandi errori strategici che ha prestato il fianco poi alla rappresaglia. Lui avrebbe voluto che la resistenza agisse non come un succedaneo di esercito, ma come una guerriglia. Cioè la tecnica del mordi e fuggi, piccoli reparti tedeschi, prendere le armi dalle caserme eccetera, e non affrontare un esercito, quello della Repubblica Sociale o quello della Wehrmacht, che erano organizzati e che avevano ben altri strumenti. C'è una parte bellissima che è l'ultima, che è la seconda parte meglio, in cui quasi tutti i suoi compagni migliori vengono uccisi negli scontri a fuoco o vengono catturati e quindi destinati alla fucilazione. Johnny si ritrova da solo nell'ultimo terribile inverno tra il 44 e il 45. Si farà ospitare qualche volta, ma sempre con molti riguardi, perché ovviamente se le famiglie ti ospitavano la rappresaglia era immediata, anche perché circolavano moltissime spie, una delle quali lui, che si faceva passare come un commerciante di pelli di coniglio, ma che i contadini piemontesi individuavano, non parlava il dialetto, non capiva niente di dialetto ed era vestito troppo bene per essere anche un commerciante, aveva un bel collo di pelliccia, infatti nascondeva sulla sua bicicletta una pistola tedesca, era una spia che Johnny si incaricherà di eliminare. È l'ultima parte del romanzo, dice: Johnny guardando si sentiva meravigliosamente bene ed orribilmente male. Sentiva tutto il suo corpo felicemente vivo e perfettamente funzionante, come non mai. Eppure una pallottola, prima di molto, l'avrebbe bloccato e poi corrotto. È da solo,
sta vivendo in maniera stentata, qualche volta dorme in un fienile, qualche volta è costretto a dormire all'addiaccio. Guardò cuore, polmoni, testa e mani, guardò il sole con la consapevolezza che stavolta non l'avrebbe visto tramontare. Poteva succedergli dovunque, al margine del bosco, ai piedi di un albero, in una zona d'ombra o di luce. Poteva cadere mentre risaliva il pendio e chissà fin dove sarebbe rotolato il suo corpo e come sarebbe rimasto, prono o supino, e quali mani l'avrebbero toccato. In effetti, quando si ricongiunge con il comandante Nord, si erano dati appuntamento per il 31 gennaio per ricostituire, dopo questo freddissimo e tempestoso inverno, ultimo inverno di guerra, si ritrovano in un centinaio, ma il giorno successivo il gruppo di Johnny avrà uno scontro, un nuovo scontro con fascisti che si erano asserragliati in una cascina. I suoi amici vengono uccisi, il compagno che si chiamava Tarzan, aveva tutti questi nomi di battaglia, viene ucciso e Johnny tenta appunto di recuperare il suo fucile, un semiautomatico, per rispondere al fuoco. E il romanzo si conclude così. Johnny si alzò col fucile di Tarzan e il semiautomatico, tre puntini. 2 mesi dopo la guerra era finita. Cosa è successo a Johnny? È morto nello scontro? Si è salvato? Non lo sappiamo. Probabilmente Fenoglio non era ancora certo di questa conclusione, avrebbe voluto metterci le mani, ma non lo ha potuto. L'ultimissima cosa, e poi mi fermo, è la forma che è straordinaria. Vi dicevo prima che rileggendole a distanza di anni ho trovato questa rottura rispetto sia alla tradizione dell'italiano scolastico sia anche a quello letterario del neorealismo. È una lingua irregolare, assolutamente irregolare, oltre che originalissima, quella del partigiano Johnny, ma anche di alcune altre romanzi di Fenoglio. È un italiano colto quello che lui utilizza, ricchissimo a livello lessicale, con tutta una serie di neologismi, la casalinghità, chi dice, chi utilizza in italiano, la destità, per dire di essere desto, l'atmosfera è sognosa, il fiume annegoso, l'esperienza è brividosa, acquati le vibrazioni del fogliame sotto il vento. Utilizza tutta una serie di verbi inconsueti, il termine imbibire, per esempio, che significa impregnare. Ho trovato ossimori, ho trovato allitterazione, onomatopee. È una spaccatura, secché siamo probabilmente negli anni 40, se ha ragione Maria Corti, con la lingua anche letteraria italiana. Un grande scrittore, ve l'avevo già anticipato, che io ritrovo a questi livelli di originalità soltanto in alcuni romanzi di Pasolini o di Carlo Emilio Gadda. Mi fermo qua e mi scuso se sono stato troppo lungo. Grazie. Se avete delle domande, non so neanche che ora sia perché non ho, ho spento il 7:10. Ditemi voi se avete delle domande, delle curiosità, eccetera. È importante quel discorso che facevi su quando è scoppiata la resistenza, sì, tra i partigiani, non tutte le cose sono state fatte bene, certo, perché il vero antifascismo era quello di Pertini, dell'emigrazione o della prigione. Cioè, e lì molto spesso, soprattutto nelle brigate garibaldine, arrivavano operai, arrivavano braccianti, illetterati, che avevano una vaga idea, ma il fatto di avere la stella rossa sul basco o sulla giacca, sulla divisa, era per loro già un'opposizione rispetto al fascismo, insomma al regime fascista, perché individuavano in quel regime le sofferenze. Arrivederci.
le sofferenze patite da loro, dalle loro famiglie, le ingiustizie sociali che avevano sopportato per un ventennio, insomma, no? La persecuzione, l'ostracismo dal lavoro, per cui se non si aveva la tessera del PNF o dei sindacati fascisti non si poteva assolutamente lavorare. Prego, se ci sono altre cose. Improvvisati spesso. Sì, certo. Nessuno di questi proveniva dalla guerra, dall'esercito, aveva un'esperienza. E invece tra i badogliani c'erano gli ufficiali a guidare, erano tutti ex dell'esercito, insomma. La prima resistenza è proprio quella fatta con gli uomini dell'esercito. Con gli uomini dell'esercito, gli uomini che indipendentemente dalla mancanza di direttive o da direttive contraddittorie che arrivavano dallo Stato Maggiore, si sono assunti la responsabilità per una questione di carattere morale, insomma, no? Poi si è certamente ingrossata nel corso degli anni, sono confluiti anche altre correnti di carattere ideologico, ma la prima, soprattutto in Piemonte, terra di monarchici, terra della, originaria della famiglia, insomma, del re, e questi avevano un ruolo. Vi ricordo che gli ufficiali dell'esercito giuravano al re, non giuravano certo a Mussolini, no? Giuravano al capo dello Stato, non al capo del governo, e a quello avrebbero dovuto comunque rimanere fedeli. E poi anche la popolazione stessa, i contadini che appoggiavano questo. Certo. C'è tutto una è molto bello lì, sì. Grazie e complimenti per la tua lezione. A voi per la vostra pazienza.